Benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video sui fidget spinner. Penso che questo sia l'ultimo video che farò sul fidget spinner. Ragazzi, oggi siamo qui appunto con un altro video per fare la torre di fidget spinner. Stormy mi ha sfidato, Stormy accetto la sfida, Stormy sei un bastardo. Non riuscirò mai a fare questa torre di fidget spinner perché è veramente impossibile. Tra l'altro qui ho lo spinner di Amazon, quella LED, mi è arrivato fantastico, quello che costava 10€. Ed è penso sia lo spinner più bello del mondo, perché ha varie anche modalità di colori. Vi lascio ovviamente il link qua sotto in descrizione per acquistarlo. Ha varie modalità, possiamo fare tanti disegni e soprattutto possiamo giocarci in una maniera assurda. Cioè guardate qui, magari poi spegniamo questo, così. È il migliore che ho per adesso, sia come gira, perché gira veramente molto veloce. Oggi non siamo qui per parlare di quali spinner è migliore o peggiore, perché ve ne ho già parlato in abbondanza, ma oggi siamo qui con i 4 spinner che avevo, tra cui questo qua me l'hanno regalato un fan all'evento del 23 maggio, grazie mille. Ne ho comprati altri 10, ho comprato altri 10 fidget spinner, che sono questi qua, che non ne ho mai provato uno e quindi adesso ne vado ad aprire qualcuno per provarlo. Siamo a voi a vedere come girano. Sono del marocchino, ho comprato 10 fidget spinner a 30€, quindi me l'ha passati a 3€ l'uno, esatto. Questo è del marocchino. Dai, niente male. Figo, dai, niente male. Poi di una plastica molto resistente, non hai cuscinetti qui perché vabbè, fa schifo esteticamente, però il cuscinetto non è male. Poi ci dovrebbe essere qualcun altro diverso, ma questo sempre verde, che ha invece i cuscinetti ed è molto simile a quello che avevo già nero comprato su Amazon, che avevo fatto un milione di views con questo. Questo sembra un po' meglio. Sì, questo è molto meglio. Sì, secondo me si spacca fra 2 secondi perché fa un rumore veramente troppo plasticoso, però fighissimo ed è molto molto buono questo, molto buono. Questo fa schifo. Bellissimo questo blu. Velocissimo. È fighissimo. Questo è molto bello. Guardate, buoni, no raga, questo arancione è veramente qualcosa di distruttivo. Cioè gira velocissimo, cioè guardate con un minima spinta. Gli do una bella forte. No raga, impressionante. Cioè guardate qui, fantastico. Ne abbiamo un altro di questi neri che fanno cagare. Vediamo. No. No raga, no, vabbè. No vabbè, questo raga è un fail di quello incredibile. Lo mettiamo da parte perché non penso nemmeno di utilizzarlo. Molto buono anche questo. Quest'altro rosso, fighissimo il rosso 600. Spero almeno giri bene perché il rosso è fighissimo. Fantastico questo rosso. Ok ragazzi, ci siamo. Guardate quanti fidget spinner ho qui. Ne ho 1, 2, 12 fidget spinner ragazzi. E i mezzi professionali vogliono una doppia cam, che ovviamente vi vado ad accendere. Questa è la base, iniziamo. Questo è il primo. Provo a mettere prima tutti quelli uguali. Ok, 2, perfetto. Ok, dobbiamo adesso avere la massima. Tra l'altro devo mettere qualcosa che faccia attrito qua sotto. In questo momento sto pensando a Stormy e lo sto odiando un sacco per questa sfida. Malata più che altro. Così, perché più che altro la sfida è metterli in torre qua, metterli tutti uno sopra l'altro e poi farli girare tutti insieme senza tenere il dito. Solo una mente malata come Stormy poteva partorire questa idea, ok? Vediamo se questi girano intanto. Questo qua sotto gira male. Ragazzi, vi giuro che non è per niente semplice questa cosa che sto facendo. Non è per niente semplice. Fateci le parodie, parodizzateci su questa cosa, ma fidatevi che non è per nulla semplice. Questo era bello. Ok, continuiamo. Siamo a 4. E a 5 ci siamo. E a 5 ci siamo. Adesso. 6. Ok. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quello sotto ancora gira, 6. Questo è quello che mi ha regalato il fan. Lo metterò alla fine, quello che mi ha regalato il fan. Lo metterò alla fine. Ok, andiamo a mettere questo, che tra l'altro è lo stesso di quello che mi ha regalato il fan. Quindi non cambia niente, ma andiamo a mettere questo. Ci siamo, 7. Andiamo a mettere l'8. Stormy ne ha messi 9, se non sbaglio. È riuscito a farne girare 9. Il mio obiettivo sarà metterne 10. Quindi siamo 1. Mamma mia, raga, fantastico. Blocchiamoli tutti, blocchiamoli tutti. Perfetto, così. Ne abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Andiamo a mettere l'8. Ottavo. Andiamo a mettere il 9, ragazzi. Il mio primo fidget spinner, quello comprato su Amazon. Madonna. Madonna, ragazzi, guardate che c'è qui. Adesso andiamo a mettere il 10.
Il decimo, questo era... Ok, questo funzionava. Come decimo, raga, andiamo a mettere quello a LED acceso, ovviamente. Poi magari se ne riusciamo a mettere ancora, meglio. Ma intanto proviamo a far girare tutta questa. Ok, in ordine li abbiamo messi. Adesso il problema è farli girare tutti insieme. Dito sopra. Dito sopra. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non è per niente semplice. L'abbiamo ricostruita. Adesso iniziamo a farla girare piano. Ma secondo me non c'è bisogno nemmeno di mettere il dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. È impossibile, raga. Oddio, stanno girando tutti. Oddio. No, no. Allora, fermate, te dico fermate. Rosso, verde, arancione, blu, bianco, nero, rosso, verde, LED. Ce l'ho fatta, qualcuno si è fermato. Ma ce l'ho fatta, 11 fidget spinner in ordine. Vabbè. Ma adesso... per continuare a battere, guarda che ancora girano. Tra l'altro la punta l'ho messa a LED, quindi proprio il bacio. Voglio fare una cosa estrema: mettere tutti gli altri fidget spinner rimanenti. Quindi questo è 10, 11, 11 e il dodicesimo sempre quello a LED. Ragazzi, non avete idea di quanto barcolla sta cosa. Porca troia, barcolla un sacco. Stanno girando, raga. Lascio. È impossibile veramente farli girare tutti insieme. Tutti e 13 insieme è impossibile. È qualcosa di impressionante. Però noi ci proveremo comunque, perché ci dobbiamo provare, raga. Ma commemoriamo questo momento chiamando Stormy, ragazzi. Diamogli la notizia in live, in questo istante, al bastardo. Stormy non mi caga. Stormy non ci risponde, ragazzi. Ma per questo... noi allora dobbiamo batterlo ancora di più. Però cambiamo la base. Il giallo ha rotto il cazzo come base. Ok. Mettiamo quest'altro nero. Cazzo allora. Mi sta chiamando Stormy. Devo dire una notizia. Stormy. Stormy. No, dimmi. Ma quanti fidget spinner hai incolonnato tu? Io 11. 11? Tu? No, pensavo 9. Erano 11. Sì. No. Vaffanculo, ti devo battere allora. Aspetta, non 11, 10, scusa, non 11. Ah, vaffanculo, allora ti ho eguagliato, ok. Ah, posso. Ti ho eguagliato, però sto facendo di tutto per batterti. Sì, è difficilissimo, Ci sto provando, ciao Stormy. Chissà dove cazzo era. Però dobbiamo batterne 11, quindi siamo a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Andiamo così. E 11 sempre quella LED che lo accendiamo perché con le percorse si è spento. E 11 quello a LED. Ci siamo, ragazzi. È molto storta come torre di fidget spinner. Veramente stortissima. Però non ci preoccupiamo. Facciamola girare. Last try, ragazzi. Il momento buono per battere Stormy è arrivato. Io non so se tenerla è una buona idea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Porca troia. Alcuni si fermano. Alcuni si fermano. Ma come si fa? Perché alcuni si fermano? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No, quello bianco. Yeah. Ce l'ho fatta, raga. Ce l'ho fatta. Sì, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta, non ci credo. Riproviamo, fermiamoli tutti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. C'è quello bianco che si ferma. Bomba. Quello arancione si è fermato. Quello bianco di nuovo. Quello verde. Adesso casca. Invece no, continua ad andare nonostante siano tutti disallineati. Sono io il king dei fidget spinner. Ma andiamo nel modo estremo. Andiamo a mettere quest'ultimo nero. Siamo a 12 fidget spinner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. L'altro a LED che ci ho fatto il video. 13 fidget spinner in colonna.
La farò? Scrivetelo adesso qua sotto nei commenti se secondo voi riuscirò a farla girare, a farla girare e a farli girare tutti insieme, ok? Cioè, guardate, non avete idea di quanto è storta. Cioè, vi faccio vedere un attimino. Era impossibile da far girare quella torre. Bomba, ragazzi, sono il King. Questo era l'ultimo video per quanto riguarda i fidget spinner, credo. Almeno che vaffanculo non escano di ancora più divertenti o ancora più strani. Mi viene in mente qualche altra challenge. Se il video è piaciuto, invito a lasciare un bel pollice sotto a questo video e scrivetemi qua sotto nei commenti voi quanti spinner avete. Io ormai ho perso il conto, perché ogni volta che vedo qualcuno per strada che li vende, ne devo comprare uno, perché altrimenti impazzisco. Da Jumpytech è tutto e ciao ciao!